Ciao cari Belloners, siamo sempre a Taormina in Sicilia, ma questo sarà un video a sé stante rispetto al resto della vacanza. Oggi abbiamo in programma un'escursione di 14 ore alle isole Eolie, visiteremo in particolare Panarea e Stromboli. Prima tappa del viaggio, siamo arrivati a Milazzo, città che deve il suo nome alla fusione di due parole, Milano e... Da qui prenderemo il traghetto per arrivare a Panarea. With you, I can be sad with you. Nel frattempo la nostra guida sembra aver catturato l'attenzione e l'interesse di visitatori sul traghetto. Un fatto molto curioso è che siamo in mezzo al mare, al Mar Tirreno, per andare alle Isole Eolie, e prende meglio internet qua in mezzo al mare che a Taormina. Siamo appena approdati a Panarea, una delle due isole che visiteremo. Il ragazzo ci ricorda che ora dovremo farci ritrovare qua per raggiungere poi Stromboli. Allora, programmino per Panarea, giriamo un po' tra le viuzze. Ad Minchiam. Oh, comunque non abbiamo mai visto su un'isola delle case di un altro colore diverso dal bianco. È vero? Sempre. Potrebbero farle tutte nere, no? Sembra carina, vero? Caratteristica. Bene, dopo 10 minuti mi sa che abbiamo già visto Panarea, però continuiamo a camminare, vediamo dove arriviamo. Beh, è bello che è proprio tutto bianco. Dopo aver camminato per le vie principali, la via principale di Panarea, ovvero il lungomare, in tipo 3 minuti siamo arrivati a questa spiaggia improvvisata sugli scogli e faremo un bagnetto. Più scivolosissimo. E ci sono un po' di granchi. Fantastico, ce l'abbiamo fatta. E qua c'è pure la sabbia. Panarea 2021, 3, 2, 1, andiamo a scoprire le profondità dell'oceano. Che poi non è profondo e non è oceano, però vabbè. Qua in pratica i taxi sono delle golf car che girano per queste viette, saranno larghe tipo 1,5 metri questi taxi. Ma, cosa da non trascurare, anche le donne sui taxi sono larghe 1,5 metri. Tre parole per descrivere Panarea, direi bianco, tutto è bianco, anche le persone di colore sono bianche, rilassante, esclusiva. Puntuali come sempre. Arrivati a Stromboli. Raga, pazzesco, visto dalla nave, avete presente quando gli scogli sono levigati, lavorati dall'acqua? Stromboli è uguale, solo che è lavorata dalla lava. Questa è la sabbia, la spiaggia nera di Stromboli. Colore dovuto chiaramente alla cenere, alla lava. Pazzesco, è veramente sabbia nera. Qua l'acqua sembra essere meno bella rispetto a Panarea, secondo me è un effetto ottico dovuto al fatto che il fondale è nero. Così a occhio sembra ancora più piccola di Panarea Stromboli, o almeno la zona abitabile. Poi l'isola è molto più grande, abbiamo visto che è circa 3-4 volte l'isola di Panarea, sormontata interamente da questo vulcano megalodontico. Ragazzi, questi sono souvenir fatti con la sabbia nera di Stromboli, bellissimo. Dopo 40 minuti di permanenza sull'isola possiamo dire che per adesso Panarea è molto più bella. Ma sembra tutto strada senza fine, vuota, priva di gente, priva di vita. Per adesso il primo aggettivo tra i tre è deprimente. Il cammino di Santiago di Compostela è più facile. Un piccolo pezzo di lava dice il vulcano Stromboli. Magma. Un posto dimenticato da Dio. Mai trovato abitanti più scontrosi che a Stromboli. Vivono grazie a noi, questi si lamentano. Sembra tipo l'isola del Grinch, che sono tutti avversi agli stranieri. Siamo arrivati in cima all'isola, non sul vulcano, ma in cima al centro abitato. Sai cosa ho notato sia qua che a Panarea? Dice, la cosa più bella dell'isola non è l'isola, ma è quello che vedi dall'isola. Tre aggettivi stavolta per descrivere Stromboli. Primo aggettivo, grigia, che si contrappone al bianco di Panarea. Un grigio che ricorda la lava solidificata del vulcano, la spiaggia e la gente del posto. È un po' spoglia, una città sembra abbandonata un po' a se stessa. Secondo aggettivo, selvaggia. Sembra che non sia costruita per il turismo, ma che ci siano ancora le case di un tempo. Da lì ci ricolleghiamo al grigio di prima.
era un tempo probabilmente bianca, ma è corrosa, ormai è lasciata andare, non è curata. Terzo oggettivo, ragazzi, inospitale. Abbiamo trovato gente antipatica, burbera, scontrosa. Ragazzi, Stromboli bocciata. Non venite sicuramente in vacanza, non vi consiglierei neanche di visitarla. Sì, è bello giusto in nave, ecco, se volete in nave per vedere il vulcano da fuori perché è suggestivo, ma salire sull'isola non ne vale la pena. E adesso possiamo andare! La vista, questa era davvero spettacolare! Si emoziona ogni volta! È emozionato! Non si smentisce mai! Non si smentisce mai!